oggi ci facciamo potare. Sì, io voglio una scivolata forte da un giocatore di Serie B. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Siamo arrivati, ora ci alleniamo, siamo qui al centro sportivo di allenamento del Venezia e vediamo se prenderemo parte almeno a questa partitella. Sì, dai Dani, ce la dobbiamo fare. Per le visualizzazioni questo è altro. Tiriamo un po' il gruppo che sono lenti, hanno bisogno di... Il problema non è il piede debole, che non c'ho il piede forte. Senza nulla, senza il controllo. Devo darla a Enrico però. Tutto il mister comunque, non vorrei dire. Niente Harry, anche questa volta ci hanno escluso dalla partitella. Ora è il momento di farsi delle domande secondo me. Inizia ad essere una sentenza. Partono a 9 km orari. Io solitamente in palestra quando ci andiamo faccio 7 e mezzo. Anche 7 a volte. Fare l'eroe, Dani. Hai una famiglia a casa, Dani. Hai un lavoro. Oh, Dani, hai letto 12, eh. Hai fatto mezzo chilometro in più, bravo. Bravo, Dani, sei vivo. Saluta i tuoi fan, Dani. È fatta, Dani. Perché hai fatto l'eroe, Dani? Dani, mi devi essere lucido per le sfide, perché ti getti in queste cose? Sei lucido? È dura allenarsi con la Serie B, ragazzi. Non fatelo a casa. Ma anche con la Serie C, credo, Dani. Poche pressioni adesso. Halo! Appena 1200 follower in più. Chiudila, chiudila.
Bravo, ma questo è la spalla. Non ha fatto, cioè, né di potenza né di precisione. Perfetto, eccolo lì. Abbiamo pagato, prima correvamo insieme. Se faccio col mico, mai aprirlo, cazzo, mai, non devi aprirlo. Ah, paura e soldi mai avuti, ricordo. Lente con noi. Abbiamo comprato LED, ufficiale. Lezze ha deciso di giocare con noi, degno rappresentante dei calciatori brutti. No, dai, è un bel ragazzo, fantastico. Quindi altri tre ma punti le punizioni, e calciatori andare, brutti andare. Prosegue la sua strada verso i playoff. Siamo con Daniele Roselli dei calciatori brutti. Vorrei subito parlare del nuovo acquisto, cioè Lezzerini, come l'hai visto durante la settimana? Ma forse è presto per dirlo, perché è un giovane, un ragazzo che si deve ancora fare le ossa. Ci sono tanti ragazzi di qualità in questo gruppo di calciatori brutti che possono insegnargli tante cose sicuramente. Nonostante sia un portiere, l'ho visto calciare rigori con grande tranquillità. Sì, perché lui ha studiato con un grande tiratore che si chiama Enrico Modica. Quell'anno, diciamo, ha imparato molto da lui. Quindi... Grazie, grazie. Ci sono domande dallo studio? No. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie Daniele Roselli. A voi la linea.